seconda del convegno, buona moneta per 4 anni sul miglio. La fila è completa dietro le ali della macchina. Sono in 8. Lord Dany, bene Domenica, il più gettonato al totalizzatore. Sono il numero 1 Landolfo, c'è Mario Minopoli Junior, mezzo meccanico in movimento. Con cautela leader Lord Dany. Prende velocità la macchina. Parte piano anche il chef Gar. Emerge alla chiusura Lealty nei confronti di Lothar del Ronco, pronto a serrare per arginare Living Day Lady. Poi Landolfo Lewis. Si va in piegata, lancio in 13-7. E così Lealty alle prese con Living. Insiste Gallucci, chiede strada con il suo targato Lady e davanti alle tribune prosegue nel suo sforzo, gradatamente sta passando e così 29 un po' di spiccioli, 400, inizia a pedalare Lord Dany, pedinato da Le Chef Gar e Leader Zen. Si formano più pariglie dietro il Sauro di Romeo Gallucci, 45,5 i 600 e il targato Dany va al salchi di Living Day Lady. Penultima curva, si va ora leggermente di conserva, comunque il mezzo miglio viene passato in 1-1-6-16-1 di frazione. Cavalli che affrontano il penultimo rettilineo, ora il Varen di VP inizia a far sul serio, impegna Living Day Lady, violenta frazione, sta già passando il Varen, 14-4-16 il chilometro. Si staglia di 2 di margine, poi viene via Le Chef Gar, Lord Dany in vantaggio, si distende ulteriormente alla grande, 13-8, tanto per gradire, e così Lord Dany, Le Chef Gar al completamento della curva finale. Retta d'arrivo Lord Dany, ancora con buon margine sullo Chef Gar, viene via Lealty. Lord Dany sostenuto ma ancora a buon margine, il palo si avvicina ed è un classico no problem per Lord Dany, mentre per il secondo sul traguardo Di Nardo con Lealty batte Le Chef Gar. 2:01, 1:15-1, non aveva trovato luce domenica nel clou del pomeriggio questo Lord Dany, oggi invece ha avuto vita più facile, è passata al comando. Però ha snocciolato parziali molto interessanti e l'ennesimo Varen va a chiudere facile con VP. Bene bene questo di Di Nardo, Lealty, numero 3, questa femmina da Pine Chip, mentre